Ci piace definirci un'azienda sartoriale perché tendiamo a lavorare per colmare delle esigenze che il nostro cliente ha. L'azienda esiste, e quando ti dico questa parola la dico sempre con un certo orgoglio, esiste da 55 anni. Quindi i nostri clienti sanno cosa trovare quando trovarlo. Noi ci piace definirci un'azienda pragmatica, un'azienda pratica. Ed è oggi un fattore che ritengo estremamente vincente nella competizione del mercato attuale. Questa azienda è multidisciplinare, soprattutto nelle figure che la compongono. Se dovessi per cui dire a un agente perché scegliere il nostro gruppo, è perché probabilmente ha già conosciuto l'operato della nostra azienda e sa che quando noi operiamo con un progetto lo facciamo sempre con pragmatismo e con continuità. Buongiorno, oggi ti parlo di un'azienda specializzata nel mondo dei profili in alluminio. Quindi se sei un agente che opera nel mondo dei serramentisti, oggi puoi presentare un'azienda davvero interessante, un'azienda italiana, produttrice di profili in alluminio e che ha il pieno controllo di quello che produce, quindi riesce a fare e creare prodotti assolutamente ad hoc, assolutamente adatti a qualsiasi tipo di esigenza e customizzazione. Ho parlato con il direttore comunicazione e marketing dell'azienda che mi ha raccontato di un progetto che sta crescendo in Italia. Stiamo cercando nuovi agenti con cui collaborare. Oggi ti presento questa azienda con questa intervista in cui ti raccontiamo il perché Cappello Gruppo, questo è il nome dell'azienda, merita assolutamente di essere non solo ascoltata, ma merita una candidatura. Parlare e incontrare questa azienda significa incontrare un'azienda che tira moltissimo, moltissimo sull'innovazione del mondo del profilo in alluminio. Buona intervista. Sei un agente, venditore, un professionista della vendita? Benvenuto su tuoagente.com, dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di avermi ospite Gianni Portelli, direttore marketing di Cappello Gruppo. Benvenuto Gianni. Buongiorno a te Mattia, buongiorno a tutti, grazie. Gianni, raccontiamo di Cappello Group. L'ho già detto nell'intro, ma mi piacerebbe tu raccontassi Cappello Group in cosa è specializzata, a quale mercato si rivolge e qual è un po' il vostro tipo di prodotto e servizio. Dunque, per parlare di Cappello Group dobbiamo fare un salto indietro di 50 anni circa, perché Cappello Group nasce come un'azienda che si occupa di alluminio e di accessori per l'alluminio, e quindi nasce come commerciante di alluminio. Dopodiché comincia a lavorare al processo industriale, comincia a occuparsi di verniciature e di finiture per l'alluminio e successivamente per la zincatura a caldo, quindi entrando anche nel mondo dei materiali ferrosi. L'ultimo investimento risale all'ultimo decennio, quando l'azienda ha cominciato a operare nel settore della green energy ed è oggi uno dei pochi produttori rimasti in Italia che si occupa della produzione di pannelli fotovoltaici realizzati per l'appunto in Italia, quindi Made in Italy, e dal 2016 è passata nell'ambito dei gammisti per quanto riguarda la produzione dei profili in alluminio, perché dal know-how che si era comunque già prodotto nel tempo, abbiamo cominciato a ragionare su un sistema di profili in alluminio forte per l'appunto dell'esperienza che l'azienda si era fatta, affinché si colmassero alcuni gap che abbiamo ritenuto essere sul mercato. Nel 2018 esce il marchio Eclipse, che per l'appunto raccoglie il nostro progetto di sistemi in alluminio a taglio termico e ad alte performance energetiche. Questo è sostanzialmente il gruppo Cappello, detto veramente in poche parole. Chi sono i vostri clienti in generale? I nostri clienti, tanto per cominciare, in questo momento si identificano nella fascia, diciamo, della Sicilia e nell'isola di Malta, che è letteralmente una provincia della Sicilia, se volessimo definirla geograficamente. Il nostro cliente normalmente è una persona che ci segue letteralmente da 50 anni, è stato seguito dalla nostra azienda per 50 anni. Quando noi parliamo di Cappello, ci piace definirci un'azienda sartoriale, perché tendiamo a lavorare per colmare delle esigenze che il nostro cliente ha.
Il nostro cliente sono i serramentisti nel settore dell'alluminio e sono sostanzialmente tutti coloro i quali lavorano un prodotto finito. Se volessimo definirla in termini marketing, è una B2B a tutti gli effetti. Ok. Mi hai già risposto parzialmente a una domanda che volevo farti. Perché un cliente di Cappello Group sceglie voi? Voi mi hai già citato il fatto che siete un'azienda che riesce a operare a livello sartoriale. Ci sono altri elementi per cui un cliente si affida esattamente a voi? Guarda, ti dirò, l'azienda esiste, e quando ti dico questa parola la dico sempre con un certo orgoglio, esiste da 55 anni. Il che vuol dire che un cliente oggi sa esattamente dove trovarci e sa esattamente cosa acquisterà con acquistando da Cappello. Noi, vedi, questa azienda è familiare, per l'appunto si chiama Cappello perché il fondatore e tutta la seconda generazione, quindi i figli, sono da sempre alla guida della famiglia. Ognuno di loro conosce personalmente i clienti ai quali si rivolge e spesso questo rapporto diventa familiare, quindi i nostri clienti sanno cosa trovare e quando trovarlo. Noi ci piace definirci un'azienda pragmatica, un'azienda pratica, ed è oggi un fattore che ritengo estremamente vincente nella competizione del mercato attuale. Certo. Voi adesso state facendo un'operazione di crescita nel mercato, quindi andrete a operare non solo nel territorio siciliano e di Malta, andrete anche a lavorare nel territorio del sud Italia, dove riuscite a essere estremamente competitivi con quello che è il vostro prodotto. Per far questo andrete a cercare nuovi agenti con cui collaborare, e a questo punto ti chiedo: quali sono le caratteristiche degli agenti che state cercando? Cosa fa un agente? Cosa deve fare un agente per far bene in Cappello Group? Guarda, potrei definire la nostra figura ideale una figura competente. Questo è un aspetto che in questa fase della nostra crescita è indispensabile. Noi cerchiamo nel settore dell'alluminio gente che già comprende, capisce le dinamiche di questo mercato, che non sono affatto semplici, tenendo peraltro presente che il cliente al quale andrà a rivolgersi è un tecnico allo stesso modo preparato, se non ulteriormente preparato, ovvero il serramentista. E questo è importante perché noi ai nostri clienti serramentisti forniamo non solo prodotti ma anche consulenza, e spesso e volentieri si tratta, come ti dicevo prima quando parlavamo di sartorialità, si tratta di un lavoro sartoriale. Quindi la competenza dell'agente in questo settore sostanzialmente copre due nostre esigenze principali. Una, quella che ti dicevo, la seconda è quella di essere una persona che opera in un mercato che già conosce, che magari avrà contribuito a sviluppare in altri termini. E inoltre cerchiamo una figura che sia in grado di evolversi, ovvero una figura capace di porsi in una posizione di ascolto. Parlando sempre di come noi approcciamo il mondo del lavoro, questa azienda è multidisciplinare, soprattutto nelle figure che la compongono, nel senso che ognuno di noi proviene dal proprio know-how, sia la parte manageriale sia la parte operativa, e tutti hanno, ognuno per le proprie aree di azione, imparato qualcosa in più andando a lavorare all'interno di Cappello Group. Quindi questa possibilità di mettersi in una posizione di ascolto e ulteriormente mettersi in una posizione di condivisione del proprio know-how fa sì che l'azienda riesca a operare in più contesti e con un dinamismo maggiore. Questo è sostanzialmente ciò che noi stiamo cercando. Ottimo, quindi non solo un venditore, ma una persona che riesca a sposare il concetto di Cappello, che è essere un consulente per il serramentista, in questo caso per lo specialista. Esatto. Ti faccio un'ultima domanda. Ipotizzando che giustamente un agente vada a presentare la vostra soluzione a già i serramentisti che conosce, quindi lavorare sul proprio portfolio, perché un agente in questo caso dovrebbe valutare attentamente di collaborare con voi nel presentare questo al mercato, la vostra azienda? Guarda, se dovessimo ragionare sul mercato siciliano, riteniamo di avere una storia che parla per noi, per cui chi è già all'interno di questo settore conosce la realtà di Cappello Group e la capacità
di essere presenti sul mercato e quindi sui clienti che anche lui andrebbe a trattare è fondamentale. Per quanto riguarda i nuovi mercati, si tratta nell'alluminio in modo particolare, adesso giusto perché stiamo parlando di quelle che sono le nostre esigenze, di una nicchia che vale anche come termine se rapportato all'Italia. Tutte le aziende che si occupano di produzione di sistemi sono conosciute e tutte le figure che orbitano in questo settore sono altrettanto conosciute. Se dovessi per cui dire a un agente perché scegliere il nostro gruppo è perché probabilmente ha già conosciuto l'operato della nostra azienda e sa che quando noi operiamo con un progetto lo facciamo sempre con pragmatismo e con continuità. Fantastico. Diciamo che oggi sul mercato c'è bisogno di un'azienda che riesca a seguire bene tutti i progetti e andare sul mercato in maniera efficace come lo fate voi. Ma sai, diventa... dicevo, noi chiaramente quando operiamo in questo mercato, che è veramente complesso, perché trasferire le nostre tecnologie a un serramentista è un passaggio. Trasferire queste nostre tecnologie o la competenza in questo settore al cliente finale è un momento estremamente delicato. Magari il serramentista non ha la capacità di poter spiegare tutte finestre, ti dirà il serramentista quando non sposa appieno un progetto. Sta al commerciale fargli capire la differenza tra un prodotto e un altro. E quindi a noi trasferire questo concetto nella fase B2C, nonostante non sia di nostra competenza direttamente. Ecco, questo è un aspetto che si tende veramente a sottovalutare quando si tratta di alluminio e di alluminio per infissi. Sì, hai detto bene, quindi hai spiegato esattamente qual è il vostro concetto, il vostro concept quando andate sul mercato. Gianni, per me è stato un piacere fare una chiacchierata con te, spiegare per il group cosa sta cercando e qual è l'obiettivo di mercato, dato che il nostro prossimo triennio, quindi i prossimi anni, vi vedranno crescere poi anche nel mercato del Sud Italia, quindi abbiamo il piacere di presentarvi agli agenti specializzati di questo mondo, di questo settore. È stato un piacere, ti auguro un buon lavoro e buon lavoro grazie anche a voi nel nostro progetto. Buona giornata. Grazie Mattia, buona giornata a voi.